Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Padre, perché la tua parola è vita, la tua parola è potente. Parla i nostri cuori, rinnovaci con la tua parola, fortificaci Padre. Siamo qui nel nome di Gesù, siamo qui riuniti nella tua santa presenza. Edificaci con la tua parola, Signore. Illumina ancora il nostro cuore, la nostra mente, Signore. Alleluia, la tua parola ci dà la potenza, ci dà la forza. La tua parola è una spada, Signore, spirituale. La tua parola è una lampada spirituale. La tua parola è guarigione, Signore, per l'infermo. La tua parola, Padre, è l'acqua della vita. La tua parola è vivente ed efficace. Ti prego, Signore, parlaci con questa parola che vogliamo leggere in questi minuti, Padre. Incoraggia i miei fratelli, riempi i miei fratelli, Signore, di gioia, di vigore, di virtù con la tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, che questa parola, Signore, li riempia di quel cibo spirituale, di quel fiume di acqua viva. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a te Spirito Santo, alleluia, alleluia, alleluia Padre, nel nome di Gesù, caccia via ogni pensiero che non viene da te, ogni pensiero negativo, ogni pensiero malvagio, lo cacciamo via nel nome di Geba, Sheka, Rema, Talamassia, Alamasso, alleluia, prendiamo forza nella potenza della tua parola, Signore, perché la tua parola, come diceva l'Apostolo, il Vangelo, la parola di Dio, potenza, alleluia, potenza di Dio, alleluia. La tua parola è potenza, Padre. Alleluia. Alleluia. Fortificaci, Padre, con questa parola che vogliamo leggere. E guidaci tu, Signore, in questa riflessione. Nel nome di Gesù, perché siamo riuniti qua nel santo nome di Gesù, nella santa e divina presenza. Signore, anche se siamo pochi, ma l'importante è che tu sei qui, Signore, tu sei qui. Riempi, Padre, in un modo abbondante i miei fratelli, le mie sorelle e ognuno che ascolterà la tua parola. Alleluia, alleluia. E rinnovaci per andare avanti in questo cammino, in questa chiamata, Signore, nella tua volontà. Alleluia, gloria a Cristo. Alleluia, Cristo vive e regna in eterno. Cari fratelli, alleluia, voglio leggere un brano della parola di Dio rapidamente nel libro del Deuteronomio. Alleluia. È da qualche giorno che Dio mi ha fatto veramente vedere questo verso, è da qualche giorno che l'ho meditato ed è una parola molto edificante. Amen. Parla di Mosè. Mosè negli ultimi giorni della sua vita. Amen. Mosè è stato un uomo ripieno di Spirito Santo, un uomo ripieno di fede. Amen. Che dice la Bibbia che Dio parlava faccia a faccia con Mosè. Amen. Dice la Bibbia che una volta Mosè, che era un servo di Dio, ma era anche un uomo come noi. Amen. Alleluia. Aveva le sue debolezze, i suoi difetti, ma era un uomo che cercava Dio e saliva sul monte. E dice che quando lui in un'occasione salì sul monte, rimase nella presenza dell'Eterno per un periodo. E dice che quando poi lui ritornò nella valle in mezzo al popolo, la sua faccia brillava, fratelli. La pelle di Mosè, la pelle di Mosè era diventata radiante. La faccia di Mosè brillava, gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Fratelli e sorelle, quanto più anche la nostra faccia deve brillare. Perché Cristo vive in noi. Amen. Gloria a Dio. Perché lo Spirito Santo vive nei nostri cuori, perciò anche la nostra vita, la nostra faccia deve brillare con la luce di Cristo. Amen. Alleluia. Deuteronomio capitolo 34,
è una parola molto molto incoraggiante. La vogliamo leggere per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal verso 7, alleluia. Deuteronomio 34, verso 7, dice così, cari nel Signore. Amen. Dice: or Mosè aveva 120 anni. Mosè aveva 120 anni quando morì. Guardate fino a che età Mosè ha vissuto. Amen. E noi a volte abbiamo 20 anni, 25 anni, 30 anni e ci lamentiamo, fratelli. Sentiamo un dolorino e ci lamentiamo. Abbiamo un mal di testa, ci lamentiamo. Abbiamo un mal di denti, ci lamentiamo. Abbiamo un'unghia rotta e ci lamentiamo. Mosè aveva 120 anni. Questo mi ha parlato il Signore. E ascoltate cosa dice. Aveva 120 anni quando morì. La sua vista non si era indebolita. La sua vista non si era indebolita. E il suo vigore, la sua forza non era venuta meno. Alleluia! Anche a 120 anni, fratelli e sorelle, Mosè aveva la forza di un giovane. Mosè era pieno di vigore, di potenza, fratelli. Amen. Vi voglio dire, Mosè non morì di una malattia. Mosè non morì perché era acciaccato, era tutto vecchio, rovinato. No, fratelli, Mosè morì perché Dio lo volle portare con lui in cielo. Santo. Alleluia. Mosè morì perché Dio gli aveva detto: Mosè, hai finito il tuo ministero. Alleluia. Non perché aveva una malattia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Fratelli, e anche per noi questa promessa è valida. Se noi abbiamo fede. Amen. Niente malattia, niente. Mosè, alleluia. Cari fratelli, Mosè a 120 anni la sua vista non si era indebolita. Alleluia. Ma purtroppo oggi vediamo dei credenti che sono giovani. Santo. E la loro vista si sta offuscando. Alleluia. Ma io parlo della vista spirituale. Santo. Non vedono più con gli occhi della fede. Alleluia. Non vedono più la gloria di Dio. Stanno diventando dei ciechi, gloria, spirituali. Alleluia. Molti credenti, fratelli, hanno 20 anni, 25 anni, 30 anni, sono ancora giovani, sono nel fiore, diciamo così, della loro vita, eppure stanno diventando dei ciechi spirituali. Gloria. Stanno diventando degli uomini che hanno una visione carnale. Ma Mosè, fratelli, anche a 120 anni, alleluia, Mosè vedeva chiaro. Amen. Alleluia. Mosè vedeva la gloria di Dio. Gloria a Dio. Mosè vedeva la potenza di Dio. Alleluia. Mosè vedeva miracoli. Alleluia. Mosè vedeva la colonna di fuoco. Alleluia. Mosè, alleluia, dice qui che lui salì sul monte e vide, fratelli, con i suoi occhi a 120 anni. Alleluia. Mosè vide la terra promessa. Amen. Cioè, in altre parole, Mosè vide le benedizioni di Dio. Mosè vide la promessa di Dio compiersi. Mosè vide la gloria di Dio. Amen. E dopo che lui vide la gloria di Dio, Dio gli disse: Mosè, hai finito il tuo ministero. Il tuo lavoro è arrivato fin qui. Amen. Gloria a Dio. Io ti voglio dire, caro fratello, sorella, la nostra vita è nelle mani di Dio. Noi non dobbiamo temere le malattie, noi non dobbiamo temere i dolori, noi non dobbiamo temere la morte, perché noi moriremo quando Dio lo deciderà. Alleluia! Alleluia! Se tu sei un servo di Dio, una serva di Dio, tu non puoi morire finché Dio non lo decide. La nostra morte, fratelli e sorelle, è decisa dal nostro Signore. E per noi la morte è guadagno. Amen. Alleluia. Io non posso morire se prima non ho compiuto l'opera che Dio mi ha messo da fare. Alleluia. Ma io devo essere fedele a Dio. Alleluia. Amen. Come Mosè. Alleluia. Mosè, al di là dei suoi difetti, perché anche Mosè, alleluia, ha avuto dei difetti, però Mosè è stato un uomo fedele a Dio. Gloria a Dio. Amen, fratelli. Alleluia.
fino a 120 anni. Mosè ha avuto la fede nell'Onnipotente. Mosè ascoltava la voce dell'Onnipotente. Mosè vedeva, alleluia, la gloria dell'Onnipotente. Come mai oggi molti credenti vivono una vita solo lamentandosi? Mi sento male, mi sento stanco, mi sento debole, non ce la faccio. C'ho questo problema. Mosè a 120 anni, fratelli, scalò un monte. Alleluia. Ehi, la masciora batere Messè. Mosè, mi incoraggia tanto questa parola. Mosè a 120 anni scalò un monte. Santo. Amen. Per vedere ancora la visione di Dio, la visione spirituale della terra promessa. Alleluia. La puoi vedere tu la terra promessa? Alleluia. Con i tuoi occhi della fede. Santo. Cosa vedi davanti a te? Oggi molti cristiani vedono soltanto le cose negative. No, non si può andare a evangelizzare perché il diavolo ci disturba. Non si può fare questo perché non ho il permesso, perché la legge è qua, la legge è là, ci sono uomini cattivi. Fratelli, noi dobbiamo vedere con gli occhi spirituali. Alleluia. Noi dobbiamo vedere la gloria del Signore. Dobbiamo vedere la gloria di Dio e non i problemi che il diavolo vuole mettere, perché il diavolo ti vuole far vedere la vita in un modo negativo, ti vuole far vedere i problemi, le cose brutte, le cose che sono contrarie, le cose che sono avverse. Ma il Signore, se noi crediamo, alleluia, in Gesù Cristo, con gli occhi della fede, con gli occhi spirituali, noi possiamo vedere le benedizioni di Dio. Amen. Le benedizioni di Dio, non i problemi, ma le benedizioni. Mosè salì sul monte e aveva 120 anni. Amen. Aveva 120 anni. La sua vista non si era indebolita, fratelli. A 120 anni Mosè vedeva chiaro. Alleluia. Mosè vedeva, alleluia, in un modo perfetto. Mosè vedeva, gloria a Dio, in un modo, alleluia, chiaro, in un modo straordinario. Aveva una visione perfettamente sana, fratelli, a 120 anni. Noi dobbiamo sgridare le malattie nel nome di Gesù. Noi dobbiamo sgridare, fratelli, ogni cosa che vuole disturbare la nostra vista spirituale, ma anche la vista materiale, fratelli. Noi dobbiamo sgridare, fratelli, ogni ostacolo dalla nostra vita spirituale o materiale. E se noi siamo fedeli al Signore, siamo persone consacrate che si allontanano dal mondo, si allontanano dal peccato, si allontanano dalle cose malvagie, noi avremo l'autorità della potenza di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen, fratelli, nel nome di Gesù abbiamo l'autorità se noi siamo fedeli. Amen. Mosè, fratelli, ve lo dico ancora, Mosè a 100 anni aveva la forza di un giovane, alleluia, di 20. Mosè a 120 anni salì il monte, gloria a Dio. Amen, fratello. E dice che il suo vigore non era venuto meno, cioè le sue forze non erano mai diminuite. Le sue forze non erano mai andate via, non erano mai, alleluia, svanite. Ma Mosè aveva una forza potente nel suo essere, gloria a Dio. Amen. Perché Mosè viveva in contatto con l'Eterno. Alleluia. Amen, fratelli. Nel verso 10 dice che non è più sorto. Deuteronomio 34, 10. Non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale l'Eterno trattava faccia a faccia. Avete capito, fratelli? Alleluia. Ecco perché Mosè, amen, ecco perché Mosè
era arrivato a 120 anni con una vista perfetta e con una forza, alleluia, potente da parte di Dio. Alleluia. Perché Mosè, abbiamo letto, era un uomo che vedeva il Signore faccia a faccia. Mosè aveva un'intimità, aveva una profondità con Dio. Il Signore trattava con lui a faccia a faccia. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Il Signore può trattare con te faccia a faccia. Alleluia. Il Signore, fratello, può trattare con te faccia a faccia. Il Signore vuole trattare con noi faccia a faccia. Alleluia. Noi dobbiamo vedere la faccia del Signore, cercare la faccia del Signore. Dobbiamo vedere la gloria del Signore. E allora, alleluia, la forza non andrà mai via dalla nostra vita. Possono passare gli anni, possono passare i mesi, possiamo, tra virgolette, umanamente invecchiare, ma se noi viviamo in contatto con l'Onnipotente, saremo sempre forti, fratelli. Alleluia. Alleluia. Come Mosè. Mosè a 120 anni aveva la forza di un giovanotto. Alleluia. Mosè, dice la Bibbia, Mosè a 120 anni scalò la montagna. Oggi ci sono giovani di 20 anni che non riescono nemmeno, alleluia, a, fratelli e sorelle, a fare una camminata, che sono già stanchi. Ma Mosè a 120 anni scalò il monte. Alleluia. Alleluia. Con la forza dell'Onnipotente. Amen. Perché Mosè viveva in contatto con il Signore. E non c'è stato, fratelli e sorelle, umanamente parlando, un profeta simile a Mosè. Dice nel verso 12, in tutta quella potenza, guardate, in tutta quella grande potenza e in tutte le cose grandi e tremende che Mosè compì agli occhi di tutto Israele. Alleluia. Mosè viveva in contatto con l'Onnipotente e Mosè fu un uomo che compì, che realizzò con grande potenza e cose grandi e tremende da parte di Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perciò, fratelli, non ci scoraggiamo. Alleluia. Santo. La stessa forza, Gloria a Dio. La stessa Alleluia. Potenza, Alleluia. In Cristo. Alleluia. Lo stesso vigore Santo. Che Dio aveva Alleluia. Dato a Mosè, Gloria lo vuole dare anche noi. Alleluia. Amen. Per finire voglio leggere ancora. Alleluia. Nel Salmo 92. Alleluia. Ascoltate cosa dice, fratelli. Gloria a Dio. Amen. Nel Salmo 92. Alleluia. Al verso 13. Ascoltate cosa dice. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Santo. Amen. Porteranno frutto nella vecchiaia, saranno prosperi e verdeggianti. Questo vuol dire che se tu sei piantato nella casa, nella presenza del Signore, se la tua vita è piantata nella parola del Signore, anche quando sarai vecchio o quando io sarò vecchio, avrò la forza, gloria a Dio, Alleluia. E porterò frutto anche nella vecchiaia. Gloria a Dio. Perché la mia vita è nelle mani del Signore, fratelli. Alleluia. Perché Alleluia. Il Signore, fratelli, ha il controllo sulla nostra vita. Amen. E se noi siamo piantati nella casa del Signore, noi fioriremo nel cortile del nostro Dio, porteremo frutto nella vecchiaia, come Mosè che a 120 anni era forte, alleluia, saremo prosperi, spiritualmente prosperi, benedetti e verdeggianti per proclamare che l'Eterno è giusto, Egli è la mia rocca, Alleluia. E non vi è alcuna ingiustizia in Lui. Amen, fratelli. Santo. Perciò che la nostra vita sia piantata nella casa del Signore. Alleluia. Amen. Gloria
Che la nostra vita sia radicata nella parola del Signore. Che la nostra vita sia sempre in contatto con l'Onnipotente. E noi saremo forti e vigorosi come Mosè. Mosè che anche a 120 anni aveva la forza di un giovane, aveva la vista perfetta e poteva ascoltare la voce del Signore e salire sul monte a 120 anni. E anche noi, fratelli, in Cristo, anche noi in Cristo dobbiamo vedere nella nostra vita questa forza. Amen. Dica al debole: sono forte. Sono forte. Amen. Dichiaralo, gloria a Dio. Amen. Sono forte in Gesù Cristo. Alleluia. Siamo forti nell'Onnipotente. Andala mascheremei dalla basso. Siamo forti. Alleluia, nello Spirito Santo. Siamo forti nella fede. Amen. Sei forte, fratello. Alleluia. Sei forte, fratello. Sei forte, sorella. Alleluia. Nella potenza di Dio. Ribala bashora mata. Rekalama siriam. Ella mai shokata. Sei forte, sorella. Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Rama la shaide che. Noi siamo un popolo forte. Alleluia. Siamo un popolo vittorioso. Un popolo pieno della potenza. Perché l'Onnipotente è con noi. L'Onnipotente è con noi. El Shaddai è con noi. Alleluia. Alleluia. Il leone della tribù di Giuda è con noi. Amen. Siamo un popolo forte, fratelli, nel Signore. Siamo un popolo forte. Alleluia. Alleluia nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, gloria. Amen. Conosco tutto di te, conosco il tuo cuore, so bene che mi ami e che vuoi servire me. Io so che sei fedele, anche se il cammino è difficile, non aver paura, non temere, io sono colui. Sono colui che ti protegge, riparatore delle brecce. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci, confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Mostrerò cose grandi che tu non conosci, confida in me, confida in me, confida in me. Quando eri triste e angosciato, io ero lì accanto a te. Quando gli amici ti abbandonarono, io fui l'amico fedele. Quando
quando tu sei caduto, con la mia mano ti rialzai, ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato, tu sei mio. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi